Ballottaggio Fioretto Micciché, tutto deciso per il rush finale, si vota domenica e lunedì prossimi. In vigore il nuovo DPCM, valido fino al 13 novembre, si allunga la lista dei vorrei ma non posso, in Sicilia i casi aumentano costantemente, ma è sempre meglio che nelle altre regioni. Torre Salsa ridotta a cimitero dei relitti del mare, dopo gli sbarchi fantasma, le barche restano lì ad inquinare in attesa della burocrazia. Gel ospiterà definitivamente la nave greca, tornata dall'Inghilterra dopo un trattamento di restauro. Nome del progetto: Ulisse, l'arte e il mito. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo delle amministrative ad Agrigento, ballottaggio Fioretto-Micciché, tutto deciso per il rush finale. Si vota domenica e lunedì prossimi. L'uscente Fioretto aveva già al suo fianco l'appoggio dei deputati Pullara Movimento Onda, Iacolino ex Forza Italia, Fontana centristi, a cui si aggiunge Iacono del PD, ma questo non si traduce in consiglieri comunali diversi da quelli già raccolti chiusi nelle liste, mentre Franco Micciché chiude l'accordo con tutto il centrodestra compatto, apparentamento che in caso di vittoria si traduce in assessori nati dai nuovi accordi e farebbe scattare seggi per altri consiglieri rimasti fuori da Aula Sollano. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Scaduto il termine degli apparentamenti, il candidato Micciché ricombatte il centrodestra che lo appoggia in toto, mentre l'uscente sindaco Fioretto non ne fa alcuno, restando solo con il sostegno delle sette liste che lo hanno già appoggiato. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Diventerà Bellissima e UDC, che al primo turno hanno sostenuto Zambuto raggiungendo il 17,9% dei voti, sosterrà Franco Micciché, che avrà anche l'appoggio delle sue tre liste civiche e dal movimento di Fusaro, Vox Italia. Di fatto è stato firmato solo da Diventerà Bellissima e Forza Italia, mentre il sostegno sulla parola è stato dato da Fratelli d'Italia e da UDC. E anche quello politico della Lega di Salvini, pur non avendo avuto alcun consigliere comunale eletto. Gli accordi politici evidentemente rispecchiano quelli di Palermo, che vedono il sostegno in giunta al presidente Nello Musumeci e vengono così ribaltati anche nella nostra città. Micciché conferma i suoi assessori già presenti nella prima fase del voto e sono il dottor Aurelio Ciupia, commercialista, Marco Vullo, consigliere comunale uscente, eletto con più voti nella sua lista, Francesco Piccarella, esponente del mondo imprenditoriale ai vertici regionali di Confcommercio Sicilia, Giovanni Vaccaro, noto cardiologo agrigentino dell'ospedale San Giovanni di Dio, mentre Roberta Lala di Vox Italia prende il posto del filosofo Diego Fusaro, ideologo del movimento stesso. I nuovi entrati per via dei nuovi accordi politici intercorsi sono: in quota Diventerà Bellissima, nominato Gianni Tuttolomondo, mentre per Fratelli d'Italia è stato designato Costantino Ciulla, per Forza Italia Nino Costanza Scinta. Per Calogero Fioretto non c'è stato alcun apparentamento, che corre da solo con le sue sette liste civiche. Lillo Fioretto cambia solo tre assessori rispetto al primo turno. Escono così Antonio Sutti, Giorgio Bongiorno e Giandomenico Vivacqua. Riconfermati invece in quota rosa Tania Castronovo e Giorgio Iacolino. Ritorna invece Nello Ame, l'assessore uscente con delega all'ecologia, il dottor Nino Amato, Mario Fontana, figlio dell'onorevole Enzo, Pasquale Spatario e Alfonso Mirotto in quota delle liste di Pullara, Onda e Noi, entra pure Gioacchino Alfano della lista Andiamo Avanti con 322 preferenze come assessore designato. Ma quale sarà il nuovo volto dell'Aula Sollano? Dovrebbe essere questo: quattro seggi toccheranno a Cambiamo Rotta e sono Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Francesco Alfano e Flavia Contino. Tre a Uniti per la Città, Marco Vullo, Angelo Vaccarello e Ilaria Settembrino. Tre a Forza Italia, Simone Gramaglia, Primo Eletto, Carmelo Cantoni, Giovanni Civiltà. Facciamo squadra, Davide Cacciatore e Valentina Cirino. Diventerà Bellissima Claudia Longi, Fratelli d'Italia con Gerlando Piparo e Fabio La Felice. Due seggi a Andiamo Avanti, Nino Amato e Mario Fontana. Due seggi a Buongiorno Agrigento, Piero Vitellaro e Margherita Bruccoleri. Due ad Agrigento Rinasce, Nello Ame e Alessia Bongiovì. E uno per Onda, Pasquale Spataro. Un altro seggio scatterà tra il sindaco perdente, tra Micciché e Fioretto.
Nel cuore della notte il nuovo DPCM con le regole Covid è stato firmato poco prima dell'una dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza. La firma è arrivata dopo aver ricevuto un riscontro sul testo finale del governo delle regioni che avevano chiesto un rinvio ad oggi. Le misure anticontagio saranno valide per un mese fino al 13 novembre 2020. Scopriamo quali sono con il nostro direttore Arturo Cantella. Il Premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto con le misure anti-Covid al fine di contenere i numerosi contagi che giorno dopo giorno stanno aumentando. Tra le principali novità, il divieto di feste private al chiuso o all'aperto, le raccomandazioni di evitare di ricevere in casa più di 6 persone con cui non si conviva, le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Sarà in vigore per i prossimi 30 giorni. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle ore 24, ma dalle ore 21 è vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali con tavoli al chiuso o all'aperto. Torna nuovamente il divieto delle gite scolastiche, stop al calcetto e ad altri sport di contatto a livello amatoriale. Per le mascherine, l'articolo 1 del decreto Conti stabilisce che è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti quei luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre fortemente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Per le competizioni sportive è consentita la presenza del pubblico su stadi e palazzetti con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla sua capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita anche la distanza di 1 metro e la misurazione della febbre all'ingresso. In merito ai provvedimenti sul lavoro, le attività professionali, il governo raccomanda che siano attuate mediante modalità di lavoro agile, cosiddetto smart work, ove possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e che siano incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Per i cinema e i teatri il limite è di concerto come restano i 1.000 spettatori all'aperto. In un primo momento si era parlato anche di un taglio di questi settori, ma è stato il Ministro della Cultura Franceschini, dopo i numerosi appelli del mondo dello spettacolo, a frugare i dubbi. Non esiste il rischio, saranno confermati i limiti con la conferma delle possibilità delle regioni di derogare e le deroghe concesse con ordinanze regionali verranno fatte salve proprio con il decreto PCM firmato da Conte. Coronavirus, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, parla di una guerra contro un nemico invisibile, per questo ancora troppo insidioso. In Sicilia aumentano costantemente i casi di coronavirus, ma non si è ancora e si spera non si arrivi mai ad una condizione di emergenza se guardiamo le altre regioni. Una guerra contro un nemico invisibile, per questo ancora troppo insidioso. In Sicilia aumentano costantemente casi di coronavirus, ma non si è ancora, e si spera non si arrivi mai, ad una condizione di emergenza se guardiamo alle altre regioni, come spiega il presidente della regione Nello Musumeci, ma aggiunge: l'invito alla prudenza non è mai di troppo e dobbiamo gestire questa situazione con grande cautela e con senso di responsabilità, sottolinea ancora il
il governatore, recatosi a Gela. Sui posti letto di rianimazione ha spiegato che quando ci sarà bisogno avremo pronti altri posti di rianimazione. Adesso abbiamo oltre 200 posti di rianimazione con 32 ricoverati. Dobbiamo essere pronti a tutto. La rete Covid in Sicilia non cammina secondo un criterio provinciale ma regionale. Se ci fosse bisogno di ricoverare Nisseni nel Trapanese lo faremo. Non può esserci una logica territoriale, dice ancora Musumeci, siamo in guerra. Musumeci, a proposito dei casi nelle scuole, afferma che si sta definendo l'intesa, ma annuncia anche alcune ristrettezze per evitare la movida notturna. Noi avevamo consentito fino alle 23 l'apertura dei locali, abbiamo anticipato il governo quando abbiamo imposto l'uso della mascherina fuori casa, abbiamo un confronto costante con il governo, sono stato nominato commissario per l'emergenza. Credo che Roma debba avere maggiore fiducia nei confronti dei presidenti di regione perché noi ci mettiamo la faccia, ci assumiamo responsabilità in prima persona. Naturalmente lo facciamo all'interno di una cornice normativa che deve offrirci il governo centrale. Intanto in corso la cabina di regia con il governo nazionale sul nuovo DPCM, cui seguirà la mia ordinanza. Assieme ai colleghi Bonaccini e Fontana abbiamo rappresentato le regioni italiane e condiviso lo schema generale proposto, ma abbiamo chiesto interventi ragionati e coerenti con il contesto epidemiologico. In modo particolare servono regole chiare e controlli costanti da parte delle forze dell'ordine. Vogliamo che si mantenga il giusto equilibrio tra diritto alla salute e diritto ad una quasi normale vita sociale. Ci sono poi differenze per le esigenze economiche tra nord e sud dell'Italia. Anche di questo si deve tenere conto, ritenendo comunque importante il diritto delle regioni a muovere con misure autonome. Vi terrò aggiornato appena ci saranno decisioni definitive. Lo scrive mediante post ancora una volta il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. È delicata la situazione di contagio ad Aragona, dove i casi salgono a 25, ma c'è anche un guarito, numeri alti per un piccolo paese, ma il sindaco Gaetano Pendolino rassicura e raccomanda alla prudenza. Tonino Butera. In un momento molto delicato al comune di Aragona, ai cittadini di Aragona, abbiamo voluto incontrare il sindaco Peppe Pendolino per capire come stanno realmente le cose e per, in un certo senso, rassicurare la cittadinanza, visto che abbiamo diversi positivi. Sindaco, qualche ultima notizia e quello che si sta mettendo in campo? Stasera una notizia positiva. Diciamo che c'è il primo guarito. Le notizie, diciamo, non è che sono confortanti, sono notizie che arrivano dai giornali e dai telegiornali tutti i giorni. Questa pandemia ormai diciamo, attanaglia tutto il globo. Devo dire che ad Aragona è vero che abbiamo un numero elevato, ma è anche vero che è un numero, diciamo, di ristretto di famiglie. Questo ha fatto sì che ci ha aiutato nella mappatura. Gli ultimi 10 contagi sono contagi di gente che era già in quarantena, si tratta di figli, di moglie, di marito, di persone che avevano avuto già il coronavirus e che quindi allo scadere dei 15 giorni hanno fatto il tampone pure ai congiunti e qualcuno è risultato positivo. Voglio complimentarmi con i miei concittadini perché sono veramente rispettosi delle regole. Il paese, da quando è che sono uscite fuori queste case di positività, diciamo, quasi tutti indossano le mascherine, tutti mantengono il distanziamento. Devo dire che il rispetto delle regole c'è, un po' magari per paura, ma specialmente perché Aragona è un paese veramente di persone civile. Questo mi fa piacere. Speriamo di continuare in questo rispetto delle regole. Chiaramente non si può chiudere, la vita deve continuare, dobbiamo conviverci, ma si può benissimo uscire, si può benissimo fare la vita normale mantenendo le mascherine, mantenendo il distanziamento, sanificandosi le mani ogni volta che si entra in un locale pubblico. E quindi, che dire, speriamo bene, incrociamo le dita e continuiamo a rispettare le regole, ma continuiamo a lavorare e a vivere per come abbiamo fatto fino adesso.
Lei ha sotto controllo sicuramente la situazione. Secondo il suo punto di vista, cosa può succedere nei prossimi giorni? Se un guarito può diventare anche 10 guariti o viceversa, purtroppo? Ah, guardate, secondo me, siccome tamponi se ne sono fatti tantissimi, ancora qualche caso positivo sicuramente ci sarà. Comunque si tratterà sempre di casi positivi all'interno di quei nuclei familiari dove che già ci sono state dei casi positivi e dove che la gente è in quarantena. Quindi questo diciamo ci fa ben sperare tra qualche giorno di aumentare, diciamo, i guariti, perché queste persone che risultano positive non sono persone che sono andate in giro, che si sono incontrate con altre persone, che quindi abbiano potuto contagiare altre persone. Io spero proprio da qua a qualche giorno di poter ogni sera dire quanti sono i numeri di guariti, anche se sono fermamente convinto che qualche altro caso di positività sicuramente ci sarà, perché i tamponi sono tanti. Si tratta di tamponi di tutta gente che è stata a stretto contatto con il positivo attuale. Revocate le misure di contenimento per Villa Frati nel Palermitano e cessa di essere zona rossa. Galati Mamertino invece lo diventa. L'evoluzione della pandemia in Sicilia segna l'acutizzarsi della crisi nel piccolo centro in provincia di Messina, che ha un cluster di almeno 88 positivi su poco più di 2.500 abitanti. I dettagli nel servizio. La situazione, come sapete, non è delle migliori, però mi sento intanto di tranquillizzare la cittadinanza, di tranquillizzare i sindaci, gli amministratori dei paesi limitrofi, perché stiamo monitorando la situazione, e anche se non è delle migliori, però la situazione è sotto controllo. Stiamo effettuando da più giorni un'attività di screening su tutta la popolazione. Oggi stiamo eseguendo altri 400-500 tamponi, quindi stiamo cercando di tracciare tutta la popolazione per tenere la situazione sotto controllo. Quello che mi preme dire è che molti dei soggetti che sono poi risultati positivi sono asintomatici, qualcuno ha qualche linea di febbre, ma i nostri concittadini stanno collaborando, sono molto collaborativi, stanno seguendo le regole, le disposizioni, le direttive, sono in isolamento fiduciario, quindi speriamo di contenere al più presto possibile questo contagio, quindi il virus. Insieme al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale abbiamo attivato già delle linee guida, stiamo attivando un numero verde per le emergenze, siamo in contatto costantemente con le autorità sanitarie e con anche le autorità regionali, che mi sento di ringraziare pubblicamente. Quindi la situazione è costantemente monitorata. Attualmente i positivi accertati sono 69, ma si parla di circa un centinaio. Speriamo di non dover parlare di zona rossa, anche se non lo possiamo escludere, ma devo dire che la popolazione sta collaborando e sta rispondendo bene. È un appello che faccio, e un augurio a tutti i miei concittadini, è quello di rimanere a casa, uscire solo per situazioni strettamente indispensabili. La spiaggia della riserva naturale di Torre Salsa, ridotta a un cimitero di carette del mare, invece che essere riutilizzate come proposto da Mare Amico, inquinano in attesa dei tempi burocratici necessari per la rottamazione. C'è il servizio. La spiaggia della riserva naturale di Torre Salsa è invasa da relitti di barche che hanno trasportato i migranti sulle nostre coste. Queste barche vengono abbandonate in spiaggia e restano a inquinare questi luoghi per anni. Poi il mare le distrugge e disperde ovunque rifiuti e lubrificanti. L'ufficio delle dogane dovrebbe rottamarle, ma ciò avviene nei tempi della burocrazia e con costi elevatissimi a carico dello Stato. La denuncia è dell'associazione Mare Amico. Lo che vedete sono gli effetti collaterali degli sbarchi fantasma. I migranti arrivano, abbandonano le loro barche presso la spiaggia di Torre Salsa e resta lì per anni.
Mare Amico aveva chiesto al Ministero degli Interni il riutilizzo di queste barche per fini sociali, ma la proposta giace da anni presso il Ministero. Era il luglio 2018 quando Maria Amica Agrigento propone al governo italiano di modificare una circolare al fine di permettere il riutilizzo delle imbarcazioni, esito degli sbarchi fantasma. Una modifica che azzererebbe i costi della distruzione delle barche utilizzate dai migranti per attraversare il Mediterraneo ed eviterebbe anche l'inquinamento ambientale e paesaggistico delle spiagge del sud della Sicilia e della Sardegna per la presenza di questi relitti e permetterebbe l'attivazione di un grosso numero di occupati nel settore turistico ambientale. Ed infine di riflesso produrrebbe un consistente sviluppo dell'indotto artigianale collegato al recupero di queste imbarcazioni. Questa modifica sarebbe a costo zero per lo Stato, anzi a saldo positivo. Commercianti denunciano pizzo, colpo al clan Borgovecchio, 20 fermi a Palermo. È stata denominata Operazione Resilienza. Arturo Cantella. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo ed indizio di delitto emesso nei confronti di 20 indagati, ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per delinquere finalizzata ai furti alla ricettazione, tentato omicidio aggravato, danneggiamento seguito da incendio, estorsioni consumate e tentate aggravate, danneggiamento aggravato, furto aggravato e ricettazione. L'indagine, coordinata da un gruppo di sostituti diretti dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, ha costituito un'ulteriore fase di un'articolata manovra condotta dal nucleo investigativo di Palermo sul mandamento mafioso di Palermo Porta Nuova e in particolare sulla famiglia mafiosa di Borgovecchio, che ha consentito di comprovare la perdurante operatività di quell'articolazione di Cosa Nostra dopo l'ultima operazione avvenuta nel novembre del 2017. I commercianti e i piccoli imprenditori finalmente denunciano, il Borgovecchio si ribella. L'operazione ha permesso di individuare il nuovo reggente della famiglia mafiosa di Borgovecchio in Angelo Monti. Eppure ti vuole conoscere, si sente dalle intercettazioni ambientali, una persona qua del borgo che comanda il borgo, un pezzo da 90, non un pezzo da 40, ripeto, un pezzo da 90, così dicevano gli uomini del borgo intercettati, ma no che comanda, comanda, nel senso è meglio di mio padrino, nel senso come comandare, ti dico un solo nome, Angelo, il cognome, non è giusto che te lo dico. Monti, uscito dal carcere nel 2017, si è reso protagonista della riorganizzazione degli assetti dell'articolazione mafiosa, affidando posizioni direttive ai suoi uomini di fiducia, individuati in Girolamo Monti, fratello del reggente, suo alter ego, con cui Angelo Monti aveva già diretto sino al loro arresto del 2007 la stessa famiglia. Quindi Giuseppe Gambino, il quale aveva il compito di tenuta e di gestione della cassa di famiglia, il controllo dell'andamento delle attività illecite e filtro tra lo stesso Angelo Monti e il gruppo operativo che materialmente si occupava della commissione dei reati ai fini dell'associazione. Quindi Salvatore Guarino, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, che si avvaleva di Giovanni Zimmari, Vincenzo Vullo e Filippo Leto per organizzare e commettere materialmente le attività estortive per conto della famiglia mafiosa nei confronti dei commercianti e degli imprenditori operanti nella zona di riferimento, quindi Yari Massimiliano Ingrao, nipote di Angelo Monti, che ricopriva un ruolo importante di referente per conto dell'organizzazione mafiosa nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. Per tale scopo Yari Ingrao si avvaleva anche dell'ausilio del materiale dei fratelli Gabriele e Danilo. I mafiosi sceglievano e ingaggiavano i cantanti attraverso le cosiddette riffe settimanali, raccoglievano le somme di denaro tra i commercianti del quartiere. Le somme venivano impiegate, oltre che per l'organizzazione delle feste e l'ingaggio dei cantanti, anche per rimpinguare la cassa della famiglia mafiosa ed essere in tal modo utilizzate per il sostentamento dei carcerati e per la gestione di ulteriori traffici illeciti. Le investigazioni consentivano così di documentare l'attivismo degli attuali esponenti apicali della famiglia mafiosa del Borgovecchio, i quali avevano il pieno controllo del comitato organizzatore anche delle feste patronali, decidevano i cantanti neomelodici,
che dovevano partecipare alla manifestazione, provvedevano al loro ingaggio mediante il denaro ricavato dalle estorsioni, dalle riffe e dalle sponsorizzazioni dei gestori e dei titolari delle attività commerciali ubicate sul territorio. Autorizzavano i commercianti ambulanti a vendere i loro prodotti durante le feste, disciplinando anche la loro collocazione lungo le strade del rione. In relazione ai reati fine dell'associazione sono state ricostruite anche in maniera analitica 22 attività estorsive, aggravate dal metodo mafioso, 6 consumate e 16 tentate, perpetrate ai danni di commercianti e imprenditori operanti nel territorio di competenza della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio, nonché attività estorsive commesse attraverso il cosiddetto cavallo di ritorno. Il dato che maggiormente risulta dal punto di vista sociale conforta deriva dal numero delle denunce spontanee da parte di imprenditori e commercianti. Infatti, su un totale di 22 episodi specifici, 13 casi sono stati scoperti grazie alle denunce autonome degli operatori economici, mentre altri 5 episodi sono stati ricostruiti autonomamente grazie alle indagini, ma poi confermati pienamente dalle vittime. Gli arrestati sono stati tradotti al carcere Pagliarelli di Palermo. Ha preso il via a 13 anni dall'operazione condotta dalle forze dell'ordine dinanzi il GUP del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, l'udienza preliminare per 7 persone, 3 donne e 4 uomini, sul presunto giro di prostituzione nel locale Dolce Vita, nella zona industriale di Agrigento. Nonostante il tempo trascorso, anche ieri è stato rinviato tutto al 30 novembre per un difetto di notifica. Il GUP Francesco Provenzano aveva già rinviato a giudizio gli altri imputati per gli irreperibili. Adesso rintracciati, l'udienza preliminare si terrà appunto alla fine del prossimo mese. Le accuse nei confronti degli imputati sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed esercizio della prostituzione. A Messina da anni va avanti la battaglia per l'abolizione di un pedaggio autostradale che ricade all'interno dei perimetri della città. Vediamo. Questo pedaggio continua ad essere pagato dagli automobilisti, è una battaglia ormai vecchissima che lei sta portando avanti e anche in questo periodo mette in evidenza che qualcosa andrebbe fatto se consideriamo il disastro che c'è sulla tangenziale di Messina dovuto in questo momento dai lavori. Lei continua a non ottenere risposta perché fanno finta che non ci sia lei. Sono soddisfatto perché la pratica che ho inoltrato al Senato della Repubblica, il presidente, la senatrice Casellati, ha preso in considerazione la mia richiesta perché io ho mandato il fascicolo con tutte le firme, 10.000 firme, è stato accettato dopo che hanno fatto tutti i passaggi di controllo del Mechatronics per vedere se in questo pacco non c'era una bomba ed è al vaglio della Commissione Lavori Pubblici. Quindi aspetto una risposta da un momento all'altro. Poi, per quanto concerne i problemi della viabilità, gli intasamenti, che si rimane bloccati, non è un problema mio. Quello è un altro problema di sicurezza. Il problema che ogni tanto qualche politico esce per farsi uno spazio sui vari giornali e dice che dobbiamo eliminare per un mese e due il pedaggio è sbagliato. Perché l'eliminazione del casello deve essere per sempre e per tutti i messinesi, pure per i cittadini residenti nella zona sud. Perché come non si paga lì, democraticamente non si deve pagare a Ponte Gallo. C'è una illegalità dal punto di vista anche della fatturazione, perché danno un biglietto ingannevole con la dicitura Villa Franca e lì siamo a Messina. Quindi, quando una ditta chiede al CAS la relativa fattura, io non so come esce, ma se esce Villa Franca è una cosa errata, è un falso. Quindi io chiedo che tutti si attivano per l'innovazione di questo paese. E poi sono un pochino amareggiato. Io ho una grandissima stima dei consiglieri comunali, perché non dobbiamo mai confondere la politica con il. Io ho chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di iscrivere all'ordine del giorno l'eliminazione del pedaggio e avevo chiesto di invitare il sottoscritto a partecipare, non per fare passerella, ok? O per mettermi in mostra. Per dimostrare che che paghiamo da 48 anni un pedaggio illegittimo, non è stato inserito, o meglio, io non sono a conoscenza. Quindi questo Consiglio Comunale per che cosa c'è? Andiamocene tutti a casa, dottore. Consiglieri di quartiere, consiglieri comunali, lasciamo il sindaco, la giunta, perché è inutile, io dico scusate, ma questo Consiglio Comunale di che cosa discute?
È morto vittima di un male incurabile all'età di 60 anni Salvatore Facciponte, amato e stimato cognato del nostro Eugenio Cairone, fratello della moglie. Ad Eugenio, alla moglie Cettina e alla famiglia tutte le nostre condeglianze. I funerali oggi alle 16 a Castrofilippo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Referendum per alcuni abitanti della città di Messina che dovranno scegliere se continuare a far parte della città dello Stretto, se diventare cittadini di quello che sarebbe il 109° comune del Messinese dal nome Montemare. I dettagli nel servizio. Oggi abbiamo questo consiglio con la presenza dell'assessore che, diciamo, per discutere della nuova delega che il sindaco gli ha affidata, che è il rapporto con le circoscrizioni. E spero che questo sia l'inizio di un percorso che ci porti ad avere i nostri fondi diciamo, per quanto riguarda la municipalità, per poter un po' gestire le criticità del territorio, che ricordo il sesto quartiere è molto vasto, circa 84.000 metri quadrati e conta ben 21 villaggi. Anche se io cerco di essere presente in tutti i posti, dico però dialogare con l'amministrazione centrale, la gestione dei fondi a livello centrale, io capisco che diciamo, i fondi sono pochi e bisogna attenzionare di più il centro della città, ma non bisogna discriminare la periferia perché tutti sono cittadini, non esistono cittadini di serie A e tutti pagano le tasse. Da presidente di quartiere, come interpreta questa richiesta di separazione rispetto a Messina? Guardi, io rispetto l'idea dei cittadini, siamo in democrazia, la legge lo consente, purtroppo è un percorso che parte da molto lontano e secondo me in questo momento che siamo riusciti con il sindaco De Luca e questa amministrazione a concretizzare le municipalità, l'unico problema è che non abbiamo i fondi a disposizione. Sono sicuro che se riusciamo ad ottenere dei fondi e l'amministrazione ci verrà incontro, i villaggi si sentiranno molto meno trascurati. Torna a Gela la nave greca, ad aprile sarà la sede del Museo del Mare. Il nostro direttore Arturo Cantella. Vertice ieri a Gela, alla presenza del governatore Nello Musumeci con il sindaco della città, avvocato Lucio Greco, presente anche il direttore del parco archeologico Luigi Gattuso, il sovrintendente di Caltanissetta Daniela Vullo. Il tema in discussione è stata la nave greca che verrà esposta presso il Borgo Littorio, proveniente da Forlì, dove era stata messa in mostra. Insieme alla nave arcaica saranno messi a disposizione anche altri reperti che il pubblico così potrà ammirare. L'onorevole Musumeci ha esaminato la documentazione, filmato il finanziamento del museo della nave greca nell'area di Bosco Littorio per dare il via ai lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento del nuovo museo regionale di Gela. C'è voluto un po' di lavoro mettendo assieme i soggetti interessati per coordinare, per arrivare a una soluzione concreta. Sono obiettivi per i quali abbiamo assunto impegni precisi con la città di Gela ed io sono abituato a mantenere gli impegni. Al di là poi naturalmente degli uccelli di malaugurio e delle iene, degli sciacalli, ma chi governa deve guardare dritto e pensare ai risultati. Con i tecnici, con l'amministrazione comunale, con i tecnici regionali abbiamo verificato in presenza del sindaco quali sono i passaggi da compiere. La mostra sarà un grande evento, la immaginiamo per la fine di aprile. Nel frattempo abbiamo sbloccato la pratica di Bosco Littorio per il famoso decreto di finanziamento, perché i fondi a seguito del contenzioso erano stati erroneamente stornati. E poi Via di Bartolo diventerà uno spazio di interesse archeologico. Avremo a dicembre il progetto per questo museo, dovremo demolire una parte e ricostruirla, le risorse ci sono già. Io credo che stiamo definendo un manifesto culturale per la città di Gela, ecco, una città che comincia a guardare all'economia turistica con più ottimismo, ma serve anche l'entusiasmo e la partecipazione della gente. Tutto quello che sarà il nostro possesso e il nostro dovere fare, lo faremo con tutto il cuore.
Verdetto rimandato, il MIBACT ha deciso di posticipare al prossimo 16 novembre la decisione della giuria di proclamare le 10 città e relativi progetti finalisti che concorreranno al capitolo di Capitale Italiana della Cultura 2022. La decisione era attesa per ieri. Il Lizza Palma di Montechiaro che ha presentato il dossier Io Palma. Noi abbiamo realizzato un progetto straordinario, dice il sindaco Stefano Castellino, puntando in particolare sul perdono. Non ci rimane che aspettare, la corsa continua, conclude il primo cittadino. Sport, volley, lunga preparazione per la SEAP Ragona. L'intervista a Federica Vittorio, che è l'unica siciliana che compone la rosa della squadra. Vediamo. Eccoci con Federica Vittorio, libero della SEAP Dalli Cardillo Pallavolo Aragona, riconfermata a furor di popolo. Sei ancora della SEAP Dalli Cardillo Aragona, cosa rappresenta per te questa riconferma? Io sono molto contenta di essere qui nuovamente quest'anno e infatti ringrazio la società per questa opportunità. L'anno scorso abbiamo iniziato un percorso e sono contenta di essere rimasta a continuare questo percorso, sperando che quest'anno ci siano le possibilità per concludere il campionato e concluderlo in bellezza. Un primo consuntivo del lavoro svolto in palestra. Un mese dopo la preparazione atletica? Allora, quest'anno una preparazione un po' lunga rispetto agli altri anni, però devo dire che stiamo lavorando molto bene, nonostante il gruppo sia misto, nuove, vecchie riconferme, età diverse, devo dire che stiamo lavorando molto bene e si sta creando un bel gruppo, c'è una bella atmosfera sia dentro il campo che fuori dal campo. Ti chiedo un confronto sulla squadra dell'anno scorso e l'organico di quest'anno. Ma sono squadre differenti, non mi va nemmeno tanto di fare il confronto, vedremo man mano, anche perché adesso è un po' presto per dire qualcosa in più sulla squadra. Le ambizioni tue personali e quelle della squadra quali sono? Beh, le ambizioni della squadra sono chiare a tutti, io sono un po' scaramantica, però vogliamo far bene, c'è tanta voglia, si vede già, si è vista già dai primi allenamenti, quindi l'ambizione mia, io quest'anno sono l'unica siciliana appartenente alla rosa della squadra, quindi spero di portare in alto, insomma, questo nome. Tu hai sempre detto che da siciliana vorresti portare l'Aragona in Serie A, vincere con l'Aragona e dunque conquistare la massima serie. Sì, mi piacerebbe molto, certo, validissimo, mi piacerebbe molto, anche perché prima dell'anno scorso sono stata qualche anno fuori, dunque adesso mi piacerebbe portarla qui questa grande soddisfazione, vedremo. Si prospetta un campionato molto molto equilibrato e livellato verso l'alto con tante squadre attrezzate per il salto di categoria. Una di queste è l'Aragona. Sì, ci sono tantissime squadre, quest'anno il livello è abbastanza buono. Non conosco bene le rose delle varie squadre, però credo che ci sia tanto da lavorare, tanto da combattere, al solito trasferte insidiose, nessuno da sottovalutare. E poi 5 squadre siciliane e tantissimi derby che si preannunciano agguerriti. Sì, era da tanto tempo che non si prospettavano tutti questi derby, quindi meglio per noi, meno trasferte, però i derby sono derby. Speriamo di poterli vivere col pubblico, perché è una marcia in più. E niente. Come stai fisicamente? Il problema, l'infortunio alla spalla dello scorso anno è soltanto un triste ricordo? Sì, è un tristissimo ricordo. Sono stata in movimento tutta l'estate, ho lavorato tanto affinché insomma quest'anno potesse filare tutto liscio, quindi speriamo bene. Io il mio l'ho fatto, è un triste ricordo pre-Covid, va bene così. Sull'altro libero della squadra, Fabiola Ruffa, giovanissima, che giudizio puoi darmi? Cresce bene alle tue spalle? Cresce bene. È arrivata l'anno scorso, subito dopo il mio infortunio, però poi non c'è stato modo perché appunto c'è stato il lockdown,
Quindi quest'anno stiamo lavorando insieme, è piccolina di tante aspettative. Sempre per conoscerti meglio, come e quando inizi a giocare a pallavolo e come ti trasformi in libero? Allora, io inizio a giocare tardi a pallavolo, inizio all'età di 12 anni, infatti ho saltato la fase mini volley già subito in campo, e vabbè, sia per la mia statura fisica, sia per insomma le doti che credo di avere, mi sono subito insomma buttata lì a fare il libero, cioè mi hanno dato questo ruolo. E non mi sono mai lamentata di fare il libero, credo di averlo dentro come ruolo. Come lo vedi il tuo futuro pallavolistico? E se hai un sogno nel cassetto pallavolistico? Il sogno nel cassetto c'è sempre, ma non si dice. E io vorrei conquistare qualcosa qui. E mi piacerebbe tanto avvenisse il più presto possibile. Poi quello che viene, viene. Sono una ragazza ambiziosa, determinata e spero vada bene. Gioco a pallavolo perché è una passione grande e devo star bene dentro al campo. Quindi fino a quando c'è questo si lotta sempre. Salutiamo i tifosi della SEAP Dalle Cardille Aragona. Io spero di vedervi presto al palazzetto. Sperando appunto che il protocollo FIPAV vi dia via l'ingresso ai nostri tifosi, perché c'è bisogno molto di loro, molto. Quindi vi aspettiamo appena si può. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.